bentornati a tutti quanti in questo mio nuovo video. Allora, essendo questo il periodo delle festività natalizie, la tradizione vorrebbe che io realizzassi una recensione di un film natalizio. Un anno fa recensii il film Nightmare Before Christmas, quest'anno avevo in mente di recensire un film natalizio che però non sono ancora riuscito a procurarmi e quindi non posso recensirlo. Tuttavia, ho voluto cogliere l'occasione per parlarvi di un film che a me è piaciuto tantissimo, un film che mi è molto caro. Un film che non è propriamente un film di Natale, poiché non parla proprio della festività del Natale, non parla della magia del Natale o comunque non è di ambientazione natalizia, però è un film che comunque secondo me, visto sotto le feste, fa la sua bella figura. Si tratta di un film per famiglie, come ho già detto, a me molto caro. Il film in questione di cui vi voglio parlare oggi è Una serie di sfortunati eventi. Film è stato diretto nel 2004 da Brad Silberling, già regista noto per il bellissimo Casper. Ha anche diretto altri film, ma secondo me il suo film più emblematico, anche di più di una serie di sfortunati eventi, è proprio Casper, poiché è stato un film che ha segnato me, ma penso abbia segnato un'intera generazione di ragazzini, di bambini che con quel film erano rimasti affascinati. Il film è tratto da una saga di libri scritta da Lemony Snicket. Infatti, il titolo completo del film dovrebbe essere Lemony Snicket, una serie di sfortunati eventi, o in inglese Lemony Snicket, a Series of Unfortunate Events. Questo perché appunto il film è tratto da una serie di libri scritta appunto da questo Lemony Snicket. Lemony Snicket però non è il nome vero dell'autore, poiché il vero autore dei libri è Daniel Handler, che si firma appunto con il nome di Lemony Snicket, che poi nel proseguire della saga letteraria diviene anche uno dei personaggi principali della narrazione. I libri da cui questo film è tratto sono una saga di ben 13 libri, sono libricini piccolini, questo è l'ultimo libro che è il più lungo della saga, però cioè, i primi libri erano molto più corti, comunque sono dei libri non lunghissimi, di una saga molto bella a parer mio, che si distingueva particolarmente per la narrazione tagliente, nel senso che lo scrittore che chiamiamolo Lemony Snicket, narrava tutti gli eventi con un'ironia talmente crudele, un humor talmente nero che però ti faceva morire dal ridere. E descriveva una storia semplice ma che piano piano diventava sempre più complessa, ricca di segreti e di misteri. E secondo me è stato proprio questo tipo di scrittura, questo stile particolare di narrare gli eventi che hanno reso questa saga molto popolare in America, tanto che appunto ha spinto la Paramount a trarne un film. La trama del film, che poi è anche la trama dei libri, ruota attorno a tre fratelli che sono gli orfani Baudelaire, ossia Violet, la sorella maggiore, Klaus, il fratello di mezzo, e la piccola Sunny. Questi tre fratelli, come ho già detto accennando a loro, sono divenuti improvvisamente orfani poiché i loro genitori sono periti in un incendio che ha distrutto completamente la loro grandissima casa. Le loro peripezie cominciano quando vengono adottati da quello che dovrebbe essere il loro parente più prossimo, ossia il conte Olaf, il quale tuttavia non è interessato minimamente a loro, se non alla loro distruzione, per prendere quello che è il loro patrimonio. Il film ruota appunto alle varie tattiche che il conte Olaf crea per potersi impadronire dei soldi di questi poveri sventurati ragazzi. Durante queste varie peripezie, gli orfani vengono passati da un tutore all'altro, a volte un tutore buono, a volte un tutore un po' più strambo. E durante questi passaggi, durante queste scene, gli orfani vengono a conoscenza di segreti ed entrano in contatto con dei misteri legati alla loro famiglia che le unirebbero direttamente al conte Olaf e che implicherebbero direttamente anche l'incendio della loro casa, che potrebbe essere quasi considerato un omicidio. La trama, come al solito, sviscerata il più possibile, questo perché non voglio privarvi della visione e dello svolgimento della stessa, poiché questo film si scopre piano piano mentre si guarda il film. A rendere speciale questo film è un insieme di fattori che, presi singolarmente, potrebbero sembrare quasi irrilevanti se non qualche eccezione, ma che combinandosi tutto insieme creano quello che non definirei proprio un capolavoro, perché questo film non è un capolavoro, però è diciamo un piccolo gioiello. Poiché secondo me riporta il cinema per l'infanzia a quei fasti che ebbe il cinema per l'infanzia degli anni 80. Film come Labyrinth, film come La storia infinita, cioè film
molto ambiziosi spiritualmente, ma poco ambiziosi a livello pratico, nel senso che appunto film come Labirinto, La storia infinita, erano molto ambiziosi nel loro contenuto, cioè noi vedendo questi film percepivamo proprio una volontà di narrare, una volontà di mettere in pratica e di voler dire tantissime cose, però fatta con dei mezzi, diciamo, poveri. Labirinto e La storia infinita per l'epoca erano dei colossal, cioè raggruppavano degli effetti speciali artigianali molto particolari e molto costosi per l'epoca. Oggigiorno li vediamo, spesso purtroppo la gente ignorante ride davanti a questi effetti speciali fatti in casa. Una serie di sfortunati eventi allo stesso modo cerca di utilizzare gli effetti digitali il meno possibile, appunto per dare un'atmosfera molto più classicheggiante. E curiosità abbastanza ironica di questo film, il direttore degli effetti speciali digitali, quei pochi effetti digitali che ci sono, è Stephen Fangarian, spero di averlo pronunciato bene, ossia il pessimo e dannato regista di quello proprio che è stato il film di Eragon. In una serie di sfortunati eventi gli effetti digitali sono stati proprio utilizzati il meno possibile, giusto per ampliare qualche fondale di qualche scenario oppure per rappresentare delle creature particolari. Il tutto condito da un'atmosfera molto particolare, perché sia nei libri che nel film balzava subito all'occhio l'atmosfera e lo scenario di questo film, nel senso che voi provate a vedere questo film o a leggere questo libro e cercate di inserire questa storia in un preciso contesto storico. Non ce la farete, perché questo film è ambientato in uno scenario diciamo inesistente, poiché dovrebbe essere ambientato ai giorni nostri, però dagli abiti, dalle tecnologie sembrerebbe invece un presente più retro. Molti definiscono questo film steampunk, però questo film non è propriamente steampunk, appunto perché non è un'epoca vittoriana futuristica, bensì è un presente retro che crea diciamo appunto questa atmosfera molto più favolistica e rarefatta, che aumenta ancora di più la sensazione di stupore che si prova guardando questo film. Tutto questo poi è incorniciato dalla bellissima colonna sonora di Thomas Newman. Una colonna sonora non particolarmente ambiziosa o epica. Thomas Newman qui ha creato una colonna sonora sì favolistica, però particolare, nel senso che si tratta di una colonna sonora molto sopita, cioè non ci sono momenti in cui noi sentiamo solo e unicamente la colonna sonora, perché è sempre in sottofondo, sempre molto bassa, però aiuta a creare un'atmosfera molto molto bella. L'unico momento in cui si può veramente godere al massimo della colonna sonora di Thomas Newman, ma anche della componente visiva di questo film, sono i titoli di coda. E il film andrebbe visto anche solo per la sequenza di titoli di coda, in cui appunto ci sono le note di questa particolarissima colonna sonora di Thomas Newman, unite a un'animazione pseudo-tradizionale, anch'essa retro, in cui ci vengono mostrati i vari personaggi e ovviamente i vari attori. Parlando di attori, il cast di questo film è un cast brillante, poiché già solo a sentire il fatto che il conte Olaf viene interpretato da Jim Carrey dovrebbe smuovere i più alla visione di questo film. Jim Carrey che qui ci dà una interpretazione favolosa, bellissima, creando un cattivo particolare. C'è da dire una cosa però, il conte Olaf viene reso nel film molto diversamente da come è effettivamente nei libri, perché nei libri il conte Olaf è un personaggio molto subdolo e soprattutto cattivo e di un'intelligenza molto fine. Nel film invece è cattivo e intelligente, però lo hanno reso un personaggio molto grottesco, venato da questo umorismo nero, da questa sua, diciamo, smorfia perenne, che lo rendono un personaggio appunto molto più grottesco, mentre appunto nel libro era un personaggio quasi iconico, nel film invece appunto diviene quasi una macchietta. Però questo perché appunto l'interpretazione è affidata a Jim Carrey, che non esagera questo tono macchiettistico del cattivo, regalandoci un'interpretazione esilarante ma allo stesso tempo anche densa e piena di pathos. Violet Baudelaire invece è interpretata da Emily Browning. Emily Browning è divenuta ultimamente un'attrice più di fama, poiché quando uscì questo film lei aveva già recitato soltanto nella Nave Fantasma e appunto in una serie di Sfortunati Eventi, dove secondo me lei ha dato, diciamo, il meglio.
poiché è andata alla ribalta qualche anno fa quando è stata ingaggiata da Zack Snyder per interpretare la protagonista di Sucker Punch. Ovviamente in questo arco di anni aveva anche interpretato altri film, però diciamo che non erano proprio film mainstream per tutti. Io penso per esempio a Sleeping Beauty, che è un film che non si è cagato nessuno, ma invece è molto bello e molto particolare, però è un film che ovviamente non consiglierei a tutti. Il personaggio di Violet Baudelaire è interpretato in una maniera molto carina, anch'essa è stata leggermente cambiata rispetto a come appariva magari nei libri Violet, però lei comunque è un'attrice molto bella e molto carina e molto particolare, e dona a Violet un aspetto e una caratterizzazione molto carina. Mi verrebbe da parlare anche di Klaus Baudelaire, interpretato da Liam Aiken, se non fosse che questo povero Liam Aiken veramente non è mai riuscito veramente a sfondare nel mondo del cinema. Lui avrebbe potuto sfondare poiché è stato a un passo dall'interpretare Harry Potter nella saga cinematografica, però è stato, diciamo, rifiutato perché non era un attore inglese. I produttori preferirono puntare su Daniel Radcliffe, che appunto era un attore inglese. Una scelta, devo dire, molto saggia e molto buona. Però appunto dispiace perché appunto dopo una serie di sfortunati eventi non ha fatto tantissimi altri film. Ovviamente poi come non parlare di Meryl Streep, che interpreta la zia Josephine, probabilmente il personaggio che picca di più dopo il conte Olaf. Perché? Perché è interpretato da Meryl Streep, che c'è bisogno di parlare di Meryl Streep, un'attrice che fa paura per quanto è brava. E il cast poi è anche arricchito da tantissime altre piccole star che appaiono, come per esempio Timothy Spall nel ruolo del signor Poe, sia il tutore legale degli orfani Baudelaire, che tanto parla ma poco fa. C'è addirittura un cameo di Dustin Hoffman alla fine del film. Catherine O'Hara, la madre di Mamma ho perso l'aereo, nonché la madre di Beetlejuice nel ruolo del giudice Strauss, un ruolo ovviamente molto piccolo, ma che comunque si fa sentire anche solo per la presenza di Catherine O'Hara. E ultimo, ma non ultimo, mi piace parlare anche dell'attrice che interpreta uno degli scagnozzi del conte Olaf, ossia Jennifer Coolidge, ossia la mamma di Stifler. Su tutti ovviamente spicca Jim Carrey, che si potrebbe quasi vedere come il vero protagonista. Certo, i protagonisti sono gli orfani Baudelaire, e così è giusto che sia, però spesso la scena gli è rubata da Jim Carrey. Tra gli attori poi appaiono Jude Law nel ruolo di Lemony Snicket, che sarebbe il narratore onnisciente del film. Non appare mai direttamente in viso, ma solo in silhouette. E qui mi piace aprire una piccola parentesi, poiché rispetto ai libri hanno voluto dare una caratterizzazione molto più poetica a Lemony Snicket, alla voce narrante di questo film, poiché nel libro raramente Lemony Snicket o Daniel Adler che sia si sbilancia con dei discorsi di morale oppure dei discorsi più poetici, rimanendo quasi sempre appunto fisso su una narrazione più graffiante, tagliente e simpatica. Nel film invece innanzitutto la sua narrazione non è fastidiosa, non è uno di quei film dove c'è continuamente la voce narrante, anzi la voce narrante viene messa soltanto in determinate scene, e in quelle determinate scene appunto assume una poetica molto caratteristica e molto bella, poiché aumenta l'atmosfera di poesia insita in certe immagini che senza quella voce narrante non verrebbe fuori, poiché cioè, se prendiamo delle determinate scene e le ascoltiamo senza la voce narrante, non abbiamo quel qualcosa di più che rende quelle scene poetiche, poiché descrivono la scena utilizzando determinate parole con determinate cadenze che aumentano ancora di più il pathos. Ed è bello come questa cosa è stata recuperata anche dal doppiaggio italiano, in cui il doppiatore di Jude Law non è il solito Vincent Monorato, bensì Adriano Giannini, figlio di Giancarlo Giannini, già doppiatore di altri personaggi. E questa è una cosa divertente. Inoltre, e questo non so fino a che punto sia una storia vera o se sia una leggenda metropolitana, stando a quanto dice Wikipedia, nel cast del film dovrebbe esserci, anche se non accreditata, Helena Bonham Carter nel ruolo di Beatrice Baudelaire, ossia la madre degli orfani Baudelaire. Non so se questa storia sia vera, poiché Beatrice Baudelaire non viene mai fatta vedere direttamente, quindi noi dovremmo basare questa teoria solo e unicamente su un passaggio sullo sfondo o sulla silhouette di un quadro. E parlando di Helena Bonham Carter, c'è anche una curiosità relativa a questo film, ossia che questo film doveva essere diretto da Tim Burton con Johnny Depp nel ruolo del conte Olaf. Devo dire la verità, sono contento che questo film non lo abbia fatto Tim Burton e che questo ruolo non sia stato interpretato da Johnny Depp, per il semplice fatto che io adoro Tim Burton, voi lo suppongo sappiate oramai che è uno dei miei registi preferiti,
Però Tim Burton gli avrebbe dato un'impronta molto più, diciamo, seriosa. Cioè, Tim Burton è sempre stato lui un regista molto favolistico, ma se si fosse occupato di questo film gli avrebbe dato quell'impronta più dark dei suoi ultimi lavori, tipo La sposa cadavere, Sweeney Todd o Sleepy Hollow, tralasciando certe, diciamo, aspetti. Inoltre Johnny Depp nel ruolo del conte Olaf proprio non ce lo vedo, cioè sono sicuro che gli avrebbe dato una caratterizzazione molto più simile al romanzo rispetto a quello che ha fatto Jim Carrey, ma il conte Olaf, mi dispiace dirlo, è Jim Carrey. Inoltre, appunto, mi fa piacere che il film invece lo abbia diretto Brad Silberling, perché che ha fatto Brad Silberling? Ha utilizzato comunque l'estetica di Tim Burton con questa ambientazione pseudo-gotica, però non ha, appunto, non gli ha dato quel qualcosa che Tim Burton gli avrebbe dato e che secondo me avrebbe smorzato molto la storia, preferendo dare un approccio molto più personale, ma si rifà al cinema di Tim Burton e la cosa è abbastanza palese, però lo fa in una maniera non troppo esagerata, rendendo la visione molto più piacevole e noi vedendo questo film non abbiamo una sensazione di ah, ma questo ha cercato di copiare Tim Burton, no, abbiamo una sensazione di nuovo e di particolare, un tipo di cinema, un tipo di fotografia che ci pare nuova. Tutto questo, tutte queste caratteristiche poi convergono intorno a una storia davvero molto bella, una storia insolita per un pubblico di bambini, poiché appunto qui si parla della morte, la morte non viene, diciamo, metaforizzata, noi vediamo personaggi che muoiono, personaggi che vengono uccisi, cioè non è che vediamo semplicemente l'idea della morte, noi qui vediamo proprio la morte, certo non vediamo proprio l'omicidio in sé, però già solo l'idea di una persona sbranata da delle sanguisughe carnivore che dovrebbero essere come dei piranha, cioè non è proprio l'ideale. Eppure questo film, nonostante questi temi, è un film per famiglie, un film che io farei vedere a dei bambini, perché comunque insegna dei valori, perché questo film ha anche una morale finale che appunto è narrata magistralmente da Lemony Snicket / Jude Law. E questo si riallaccia al discorso che facevo prima, perché questo film ci insegna come bisogna, nonostante tutte le sfighe che ci possono capitare, nonostante una serie di sfortunati eventi che ci possono capitare, noi possiamo vederci del buono, noi possiamo sempre sperare. Tutto questo, oltre che da Lemony Snicket, viene narrato da Emily Browning, che legge una lettera nel monologo finale, un monologo bellissimo che si trova anche su YouTube e io vi consiglio di vedere, perché quella scena è emblematica per tutto quello che è il significato del film, perché noi queste cose ce ne rendiamo conto solo dopo aver visto questa scena, le potevamo benissimo vedere durante la visione del film, però ce ne accorgiamo soltanto quando è Violet che ce le dice. Geniale, è una cosa molto particolare, cioè ovviamente una tecnica cinematografica narrativa che è già stata usata miliardi di volte, però applicarla per un film, in un film per famiglie, è davvero una cosa carinissima, una cosa davvero molto bella, un'opera davvero molto particolare e assolutamente completa, perché questo film è completo, preso a sé stante, perché purtroppo se avete letto i libri, comunque se avete visto il film, sapete che il film non ha una vera e propria conclusione, poiché appunto essendo tratto solo dai primi 3 libri di una saga di 13 libri, era previsto un franchise che però non è mai stato continuato. Qualche anno fa si vociferava su internet tra i produttori della Paramount e della DreamWorks l'idea di realizzare un seguito di questo film realizzato in stop motion, poiché gli attori oramai sono cresciuti. Questo progetto però ad oggi non ha ancora conferma o smentita ed è finito purtroppo nel dimenticatoio, e la cosa mi dispiace molto, perché sarebbe, cioè se fosse stato mantenuto l'approccio che era stato fatto con questo film, sarebbe stata veramente una saga molto ma molto bella, però purtroppo è andata a finire così. E però guardando il lato positivo, come appunto ci ha insegnato questo film, possiamo godere appieno di un'opera cinematografica insolitamente bella. Il film è disponibile in un video sia in DVD che in Blu-ray. Prima di parlare dei contenuti veri e propri, ci tengo a dire una piccola curiosità molto carina. Una delle caratteristiche principali dei libri, che non vi ho accennato prima, è il fatto che sul retro della copertina di ogni libro è presente una lettera scritta da Lemony Snicket, indirizzata direttamente ai lettori, in cui cerca, ovviamente in maniera inutile ed ironica, di far perdere la voglia di leggere il libro, dicendo che questo libro è estremamente sfortunato, un libro pieno di contenuti raccapriccianti,
dove ci sono dei bambini che soffrono, cose del genere per ogni libro. Ed è divertente come questa caratteristica della lettera di Simon Snicket ai lettori è stata conservata anche per le edizioni on video. Infatti non c'è una vera e propria descrizione della trama del film nell'edizione on video, ma appunto una lettera di Lemony Snicket in cui dice che questo film non è da vedere. Ed è divertente come questa lettera cambia dall'edizione in DVD all'edizione in Blu-ray. Per quanto riguarda l'edizione in un video del Blu-ray, così tolgo subito la spina più antipatica, si tratta di una riconversione in HD bellissima, perfetta. C'è un po' di grano ogni tanto, però nel complesso il quadro è pulito e fa risaltare ancora di più quegli pseudo effetti speciali fatti in casa che rendono il film molto, come dire, candido e innocente, vecchio stile. Inoltre accentuano anche di più i tratti di trucco e del make-up, però tutto questo non è negativo perché aumenta ancora di più la, come dire, la sensazione di appunto candore e di innocenza che ha questo film. E appunto a livello visivo e anche di audio è davvero molto bello. L'unica pecca di questa edizione on video è il fatto che mancano totalmente dei contenuti speciali. Invece l'edizione in DVD presenta alcuni contenuti speciali. Contenuti speciali non vastissimi, ma comunque molto molto interessanti. A cominciare da vari making of, i provini degli attori e il primissimo test trailer che venne realizzato sugli attori e che non è mai stato trasmesso in televisione, che però è possibile vedere tra i contenuti speciali. Inoltre sono presenti degli errori sul set divertentissimi. Nel DVD è presente anche un easter egg. Per chi non lo sapesse, le easter egg sono dei contenuti speciali nascosti all'interno dei DVD. Per accedere all'easter egg andate su contenuti speciali. Qui c'è la breve animazione, ho tolto l'audio perché sennò sarebbe stato abbastanza fastidioso. Andate su Orphaned Scenes, che dovrebbero essere le scene eliminate, gli outtakes. Da qui potete scegliere appunto se vedere le scene eliminate oppure i fuoriscena. Selezionate, cioè tornate con il puntatore su Special Features e cliccate il tasto a sinistra e dovrebbe apparire questo cerchio. Cliccate Enter e parte un contenuto speciale in cui ci viene mostrata una storia narrata dal conte Olaf. Qui tra l'altro questo si tratta praticamente di un test screening in cui appunto il conte Olaf appare con un look, un make up diverso dal solito. Detto questo, comunque le due edizioni on video sono davvero molto belle, davvero meritevoli dell'acquisto, sia in DVD che in Blu-ray. Io vi consiglio di prenderle entrambe perché con il Blu-ray potete godervi al massimo la visione del film. Con il DVD potete divertirvi con dei contenuti speciali, minimi ma comunque completi, perché appunto sono il minimo indispensabile, ma allo stesso tempo ti danno tanto questi contenuti speciali. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero non vi abbia annoiato. So che, ripeto, che non è proprio il film natalizio per eccellenza, però è comunque un film che secondo me, visto sotto Natale, come anche Edward Mani di Forbice, come anche appunto Nightmare Before Christmas, aumenta ancora di più quel bellissimo periodo dell'anno che è il Natale. Detto questo, io appunto vi faccio gli auguri di Buon Natale, vi auguro di tutto il bene possibile, di divertirvi, vi consiglio quindi di vedere questo film se non l'avete già visto, e noi ci vediamo alla prossima!